So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Fiorano Oggi TG. In occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, domenica il Comune di Fiorano conferirà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il programma delle celebrazioni prevede la messa alle 9.30, la cerimonia di conferimento alle 10.45 al Teatro Astoria e a seguire il racconto dello storico locale Filippo Barbieri della storia del giovane fioranese Alessio Benedetti, ucciso a 18 anni durante la Prima Guerra Mondiale. La mattinata si concluderà alle 11.45 con il sindaco Tosi che deporrà una corona di alloro al monumento ai caduti di Piazza Ciro Menotti e negli altri cippi del territorio comunale. Si è tenuto al Bla il secondo appuntamento con tante care cose, rassegna composta da 4 appuntamenti nelle 4 biblioteche del distretto ceramico incentrati sui grandi classici della letteratura internazionale. Ce ne parla il narratore e attore Simone Maretti. Simone, è una vostra performance al Bla di Fiorano parlando di un libro e di un'opera di Buzzati abbastanza importante. Sì, in realtà il testo è stato scelto come tappa di un percorso. Sono stati i responsabili delle biblioteche del distretto di Sassuolo e hanno scelto di tenersi agganciati a questo tema che è quello del mistero, della paura, e Buzzati è uno dei grandi rappresentanti. Poi questa sera chi ascolterà anche qualcosa di leggermente diverso. Alcuni racconti dalla boutique del mistero e altri racconti che si inseriscono in quello stesso filone, però presi da altre sue raccolte. Voi farete le 4 biblioteche con l'ultima che sarà al Castello di Formigine. Com'è andata la tappa sassolese? La tappa sassolese, che è stata la prima, è molto, sì, insomma, è molto oggettivamente è andata molto bene perché era tutto esaurito, ma al di là di quello che non è così rilevante, fa piacere per noi, fa piacere per chi organizza, però è stata l'attenzione delle persone che al nostro modesto vedere dimostra come le persone abbiano voglia di ascoltare e di tornare ad ascoltare della letteratura raccontata. Mescolare queste opere con la musica è un là in più. Sì, capisco l'intenzione nell'utilizzare questa parola, semplicemente non è la più corretta, perché non è mescolare, ma la nostra scommessa come narrazioni d'autore, che è poi questo trio costituito da me come voce e dai due musicisti, Alessandro Pivetti che ha suonato a Sassuolo e suona stasera, e Simone Di Benedetto che sarà invece presente nelle ultime due serate. La nostra scommessa è fare in modo che la musica non sia una sovrapposizione, ma è un linguaggio che si interseca con quello delle parole. Quindi spesso quello che non dicono le parole viene detto dalla musica. O ancora più semplicemente ci sono dei momenti in cui la suggestione è massima perché la stessa cosa la stanno dicendo le parole e la musica. L'amministrazione comunale organizza 2 appuntamenti per incontrare i cittadini e presentare i dati della programmazione comunale per il prossimo triennio, ascoltare proposte, consigli e segnalazioni. Gli incontri sono in programma domani alle 10 al Teatro Astoria e giovedì 11 novembre alle 20.30 a Casa Corsini. Sarà l'occasione, ha sottolineato il sindaco Tosi in un messaggio inviato alla cittadinanza, per un confronto sulle più importanti tematiche del nostro paese. Spero di incontrarvi numerosi. È stato pubblicato sul sito del Comune un bando per la concessione di contributi a progetti e attività di soggetti che operano in ambito artistico, culturale, musicale, sportivo e sociale. I soggetti intenzionati a partecipare dovranno scaricare la modulistica e inviare la domanda all'indirizzo sport@fiorano.it entro il 22 novembre. E ora passiamo allo sport. Dopo
la vittoria dello scorso fine settimana contro il Corlo, la spezzanese è pronta per ospitare Soliera Volley 150. I ragazzi di coach Malservise attualmente sono fermi a 8 punti in classifica. Anche per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto, vi ringraziamo per essere stati insieme a noi e vi diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Buona serata e buon weekend!